Nuove critiche dopo la realizzazione del piano operativo sanitario 2022-2024. Il Movimento 5 Stelle Regione boccia il documento per la gestione della sanità pubblica. Sicurezza nei luoghi di lavoro. I sindacati CGIL e CISL e UIL impegnati sulla questione della gestione dei dipendenti durante le ore di operato. Manifestazione sabato a Roma. Una rete per valorizzare l'Abruzzo e il Molise, la destagionalizzazione del turismo, convegno sul tema organizzato all'Istituto Alberghiero di Termoli. L'agricoltura sostenibile e la biodiversità, queste le scelte della quinta festa della mela di Castel del Giudice, il comune al centro dell'attenzione per i prodotti e per la natura. Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento del giorno del telegiornale di TLT. Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle attraverso gli eletti criticano fortemente il nuovo piano operativo sanitario 2022-2024 e propongono una seduta monotematica del Consiglio. Andiamo a vedere. Tutti i presenti consiglieri regionali del gruppo del Movimento 5 Stelle alla conferenza stampa, durante la quale sono state espresse forti critiche al nuovo piano operativo sanitario, che da loro viene considerato come un programma privo di tutele, senza modifiche sostanziali a quelli adottati precedentemente, colmo di dismissioni e della totale opportunità di rientrare dal debito. Annunciano perciò la richiesta di una seduta monotematica in consiglio. Semplicemente non è un piano operativo, perché fotografa la situazione esistente, ma per il futuro non ci dice nulla. Non ci dice come affrontare in maniera puntuale la questione, per esempio, delle tempodipendenze, delle emergenze. Si parla di Napoli, Pescara, però effettivamente insomma, questi pazienti non li possiamo mettere sulle ruote del lotto. Io dico, banalmente queste sono questioni che invece vanno affrontate nel dettaglio. E alcuni erogatori privati, per esempio, perché non entrano in quella rete dell'emergenza-urgenza? Un fatto che ci siamo detti già tante volte, però evidentemente il Molise ha bisogno anche di quello. Poi se si destinano il 16% dei posti letto per attività neurochirurgiche, per la branca della neurochirurgia, poi rischiamo che quei posti letti vengano meno ad altri tipi di attività che servono e servono anche per arginare quella mobilità passiva. Quindi non viene, diciamo, detto nulla a proposito di questo. Non viene governata la mobilità attiva verso i grandi erogatori privati. Si rimanda a dei futuri accordi di confine, però di fatto non si dice nulla. Oggi quegli accordi di confine non esistono, dovevano esistere già da svariati anni e allo stato attuale quello che c'è scritto nel documento non ci permetterebbe di uscire dal piano di rientro. Quindi quello non è un programma operativo. È una fotografia della situazione attuale senza alcuna proiezione per il futuro. Noi porteremo in aula naturalmente questo argomento con una richiesta di monotematico e chiederemo tra l'altro al Presidente di audire tutte le componenti sociali, i comitati, gli amministratori locali per poter raccogliere le loro istanze all'interno della sede consiliare, all'interno delle commissioni congiunte prima e quarta. Perché crediamo che questo sia il metodo, quello del confronto. Non si può dire no, mandatemi le osservazioni su un indirizzo di posta elettronica. Credo che questo sia il fallimento della politica. Toma ancora una volta dimostra la politica realmente fallimentare. E voglio dire, la prima occasione che ha avuto, Toma ha smentito se stesso. Perché ha fatto un impianto basato su un modello hub and spoke, esattamente quello che aveva fatto Paolo Di Laura Frattura, mentre in campagna elettorale, lo ricordiamo tutti, che diceva che DEA di secondo livello a Campobasso, DEA di primo livello a Isernia, DEA di primo livello a Termoli e Larino, insomma alla prima occasione utile ha smentito se stesso e l'ha fatto nel peggiore dei modi. Anche le minoranze al comune di Isernia esprimono perplessità per i contenuti del nuovo piano operativo sanitario. Ne parla in un'intervista citando la chiusura di emodinamica ed altre scelte commissariali negative il consigliere comunale Domenico Chiacchiari. Ascoltiamolo.
Ma come è stato presentato, prevede la chiusura del reparto di emodinamica all'ospedale di Isernia. Ritengo che sia veramente un fatto gravissimo. Il presidente Toma è stato in consiglio comunale convocato dalle minoranze, dove il ragionamento fatto dal presidente era tutt'altra cosa. Presentato questo post al ministero, come ogni volta che viene presentato questo documento, l'ospedale di Isernia ne paga le conseguenze. Diciamo che ora fra qualche anno l'ospedale di Isernia diventerà una buona guardia medica se si continua così, quindi assolutamente dobbiamo iniziare a pensare, al di là del colore politico, di iniziare questa battaglia e difendere seriamente il nostro ospedale, perché toccare questo reparto significa veramente mettere a rischio la vita dei cittadini di Isernia, ma dell'intera provincia di Isernia. A tal proposito chiederò anche al sindaco quali saranno le intenzioni della maggioranza per quanto riguarda un'iniziativa importante che possa poi cercare di risolvere la questione. Lui è molto bravo a fare ricorsi, è stato il primo a fare ricorso sull'8-0 al TAR, e se ha intenzione ora di rivolgersi di nuovo al TAR e fare ricorso su questa questione, dico al sindaco che avrà anche il mio appoggio e la mia firma sul documento che intende presentare. Parliamo invece adesso del punto nascite a Termoli. È stato positivo l'ultimo esito del Tribunale amministrativo. Il Comitato Sant'Imoteo però resta in dubbio per il futuro del reparto. Il nuovo posto 2022-2024 non convince. Anche per questo, ma andiamo a vedere. Il ricorso di alcuni comitati del Basso Molise, dell'Associazione Mala Sanità L113 e di alcune cittadine sul punto nascite di Termoli è stato accolto dal TAR Molise. I giudici del Tribunale amministrativo hanno confermato che non poteva chiudere. Intanto, nel luglio del 2021, dopo la morte di un neonato e a seguito di una nota ASREM di comunicazione della struttura commissariale, il servizio fu interrotto. Nelle scorse ore invece il pronunciamento con i giudici che sono entrati nel merito dopo la discussione dello scorso 5 ottobre. Le parti assistite dagli avvocati Iacovino, Romano e Fiorini hanno quindi vinto la battaglia giudiziaria. Ma ora serve l'intervento della politica. Senza uno specifico decreto ed una deroga alla legge Balduzzi, che ha fatto del Sant'Imoteo un ospedale periferico, considerato pure il numero di parti, il punto nascita resta fermo, anche perché assente nel piano operativo 2022-2024 inviato dal Molise ai ministeri competenti. Questo risultato incoraggia, ma non mette in salvo il reparto per le attività future, quanto affermato dal presidente del Comitato Sant'Imoteo, Nicola Felice, a seguito della notizia. Nella bozza del nuovo già discusso piano 2022-2024 si conferma però già l'assenza del punto nascite di Termoli, e questo mette in atto una serie di misure che implicherebbero nuove prese di posizione. Già i sindaci del Basso Molise difatti hanno evidenziato il proprio disappunto chiedendo l'annullamento di quest'ultimo. E cambiamo adesso argomento e passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha individuato in Abruzzo, in un bosco tra Miglianico e Tollo, due coltivazioni di canapa indiana situate in terreni raggiungibili a piedi o con adeguati mezzi agricoli. Le piante erano occultate tra la fitta vegetazione, rendendo difficile l'accessibilità e l'individuazione da parte di occhi indiscreti. I finanzieri hanno rilevato in tutto 45 piante di varie dimensioni che raggiungevano l'altezza di 2 metri, oltre ad un impianto di irrigazione, svariati attrezzi da lavoro. Sequestrate le piante, giunte a quasi completa maturazione e pronte per la raccolta, per un totale di 25 kg. Delegati e dirigenti delle organizzazioni sindacali del Molise, CGIL, CISL e UIL sono stati impegnati in un attivo per discutere sulla sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e per parlare della partecipazione alla manifestazione di sabato 22 prevista nella capitale. Ma andiamo a vedere. Roberto Dalò, e questo attivo dove si vuol dirigere? Questo attivo unitario fatto da CGIL, CISL e UIL oggi è soprattutto per continuare questa battaglia della sicurezza, perché non è stata vinta, questa battaglia ancora oggi viene vinta, nel 2022 noi siamo ancora perdenti tutti, perché quando c'è un infortunio sui luoghi di lavoro, quando c'è un incidente mortale sui luoghi di lavoro, siamo tutti perdenti. Siccome i dati dell'INAIL ci dicono che nonostante tutto ancora oggi
il numero cresce sia di incidenti mortali che di infortuni sul lavoro, noi siamo qui per rivendicare il diritto al lavoro, perché questo è un diritto, lavorare in sicurezza è un diritto. Non è più pensabile che nel 2022 un padre di famiglia esca di casa e non possa tornare a casa perché ha avuto un incidente sul lavoro. Investire in sicurezza è una priorità e noi come CGL CISL UIL oggi facciamo il primo passo con gli attivi unitari, che è una manifestazione che faremo in questa settimana a Roma. All'interno delle aziende dovrebbe scattare questa attenzione. Ma nelle grandi aziende questo avviene, pensiamo alle grandi aziende industriali che abbiamo nella nostra regione, questo avviene, noi abbiamo l'RLS, abbiamo l'RLST, però manca nelle piccole realtà, cioè nelle aziende dove il lavoro è, a volte spesso c'è anche lavoro nero, dove c'è caporalato, lì la sicurezza non è un tema che viene trattato. Nelle aziende dove i numeri sono bassi questo è un problema ancora maggiore. Certo, noi in questa regione paghiamo pure la mancanza di ispettori, la mancanza di controlli, per cui lavoro nero, lavoro grigio, lavoro irregolare, mancanza di dispositivi di sicurezza, purtroppo abbiamo un elevato tasso di incidenti sia mortali che di infortuni sul lavoro e siamo fra le regioni con la maglia nera in Italia, che non è un bel primato, ecco. Restano naturalmente i settori sempre quelli, agricoltura, edilizia soprattutto. Sì, soprattutto agricoltura e edilizia, in questa fase soprattutto l'edilizia, perché voi per il 110 si è aumentato tanto l'attività in edilizia, ma soprattutto spesso sui cantieri noi troviamo persone che non erano formate per fare quel tipo di lavoro. Il lavoro in edilizia non si invende, il lavoro in edilizia si forma con gli anni e la sicurezza è soprattutto questo. Ecco, simbolicamente oggi ci troviamo presso la scuola edile, che è un ente che fa formazione per la sicurezza in edilizia. In edilizia il problema è grosso, perché in questa fase gli incidenti che ci sono sui luoghi di lavoro sono alti e sono spesso mortali, perché la caduta dall'alto, che è uno dei principali fattori di infortunio mortale, è presente. Sostegno alle aziende per investimenti green nell'ottica del contenimento degli effetti della crisi economica ed energetica. La Regione ha approvato l'avviso pubblico Green Energy Innovation, che prevede incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile. L'intervento si inserisce nell'ambito delle azioni per rilanciare la competitività del sistema produttivo del posto. La dotazione finanziaria è pari a 4 milioni di euro a valere sulle risorse 2014-2020. Una rete per valorizzare Abruzzo e Molise, destagionalizzazione del turismo, filiera agroalimentare. Questo è il titolo di un convegno organizzato dalla CISL Abruzzo Molise oggi all'Istituto Alberghiero di Termoli. Vediamo. Oggi è un importante convegno tra sindacato, turismo e quant'altro. Il luogo ideale non poteva essere l'Istituto Alberghiero Federico Tisberi. Noi siamo un istituto alberghiero e siamo anche un istituto agrario con una bella azienda agraria. Io sono onorata che la CISL, per la parte relativa al comparto turistico e agroalimentare, ci abbia scelto come sede. E lo dico senza retorica, perché per noi è importante lavorare con il terzo settore, con gli attori dello sviluppo, perché dobbiamo garantire una formazione di qualità per gli studenti e nello stesso tempo un accesso al mondo del lavoro che li accolga a pieno titolo. Se viene preso a modello anche una scuola come la sua, e che deve essere così, vuol dire che comunque si stanno aprendo un po' gli occhi sotto questo punto di vista. Noi non abbiamo nessuna pretesa, il nostro ruolo è di dare istruzione e dare formazione e di consegnare alle nuove generazioni un paese migliore e nello stesso tempo di consegnare al paese ragazzi migliori, perché è da questa unione fra Stato e cittadino che deve essere di sostegno reciproco. Fabrizio Vincitore, che ha partecipato a questo interessante convegno. E c'è interesse sul turismo, e questo mi fa enormemente piacere, quindi la mia presenza qua è perché invitato da amici della CISL. C'è un interesse a parlare di turismo e a destagionalizzare l'offerta turistica, che è quello che dovremmo, cioè questa è una cosa che viene da noi imprenditori, che vogliamo chiaramente fare in modo che le nostre aziende possano lavorare bene tutto l'anno. Per poterlo fare chiaramente bisogna discutere, bisogna fare delle politiche, bisogna cercare di far capire a tutti che il turismo non è solo giugno, luglio, agosto, ma è tutto l'anno. Quindi ci devono essere, io l'avevo portato la mia esperienza, quindi le mie idee, sperando che sono partito dal mare piuttosto che
chiaramente la ristorazione Termoli spopola, è un'attività economica che dura da tantissimi anni, c'è una grandissima tradizione, quindi secondo me bisogna fare in modo che di rendere il territorio attrattivo il più possibile per fare in modo che le nostre aziende possano lavorare tutto l'anno. Fare, come hai detto anche poc'anzi, un turismo che duri 365 giorni, non solo 3 mesi all'anno. Immaginatevi se questa cosa invece di farla da solo la facciamo all'Abruzzo e Molise su tutte le spiagge. Secondo me se ne parla pure in Canada. Certo. Perché se uno vede che in Europa ci sta un posto dove ci stanno gli ombrelloni tutto l'anno, oppure non dico tutto l'anno, ma magari da Pasqua fino alla fine di settembre, metà ottobre, fine ottobre, non è appetibile. Anche perché il territorio ha una gastronomia pazzesca. C'è la possibilità quindi il mare, perché poi il mare non è solamente, cioè lì è anche un discorso di salute, perché l'elioterapia vuol dire fa bene al fisico, quindi uno va al mare non solo per farsi per la tintarella, ma anche per un benessere della persona. Quindi io penso che allungare la stagione, cioè noi non è che ci dobbiamo ogni volta guardare in faccia magari a Pasqua, a Pasquetta, e farsi la camminata a Termoli sulla spiaggia e dire qua la spiaggia è sporca, e i bar sono chiusi, e perché questo è un ragionamento che facciamo da tanti anni. Smettiamola questa roba qua, cioè secondo me prendiamo coscienza che noi abbiamo una ricchezza che secondo me va sfruttata il più tempo possibile. Comunicazione politica ed uso dei media, previsto all'Università degli Studi del Molise a Campobasso, un seminario sulle attività comunicative e politiche a seguito delle recenti elezioni dello scorso 25 settembre. Appuntamento per domani alle 11 nell'aula Fermi della Biblioteca di Ateneo. L'iniziativa è promossa dal corso di laurea Scienze della Comunicazione e dal corso di laurea magistrale Scienze Politiche delle Istituzioni Europee. E parliamo adesso dell'agricoltura sostenibile e la biodiversità. Queste le scelte della quinta festa della mela di Castel del Giudice, il comune molisano sempre più al centro dell'attenzione. Ma andiamo a vedere. Il mese di ottobre è da alcuni anni il momento temporale migliore per organizzare a Castel del Giudice la festa della mela, che quest'anno ha raggiunto la quinta edizione. È stato un appuntamento ricco di iniziative ed eventi, dove il frutto ha rappresentato il punto centrale di una celebrazione significativa che ha proposto moltissime degustazioni, accompagnate dalle note della conoscenza, dalle spiegazioni dei produttori e degli esperti che non si sono risparmiati nei racconti e nelle specificità delle varie proposte, ma anche attraverso le visite guidate ai meleti biologici, le proposte eccellenti delle produzioni tipiche dei luoghi molisani e del vicino Abruzzo. Nessuno si è risparmiato, il supporto è stato massimo, come le partecipazioni ai vari laboratori e convegni e al divertimento nell'accompagnamento musicale che, come una sorta di colonna sonora, ha dipinto le fasi delle giornate e tutte le serate. È stata la festa in cui si sono celebrate l'agricoltura biologica e la biodiversità, ospitando i migliori produttori biologici ed artigianali, gente che ha voluto esporre, come in una grande mostra d'arte, gli articoli della loro maestria, piatti gustosi e prelibatezze. Tutto il movimento è stato proposto in linea con il piano del cibo elaborato a Castel del Giudice, in una iniziativa collettiva che ha visto la positiva collaborazione di tutte le parti in causa, istituzioni, associazioni, aziende e produttori, che tutti insieme hanno reso possibile la condivisione positiva degli intenti di una filiera agricola da rilanciare continuamente e di una tutela ambientale necessaria e da costruire ogni volta di più, senza mai tralasciare le strade dello sviluppo delle aree interne dell'intera catena appenninica. Si terrà domani alle 17.30 al Circolo Sannitico a Campobasso un incontro dedicato al maestro Domenico Fratianni e alla presentazione del progetto di riqualificazione del Castello Monforte. I temi su cui si discuterà sono quelli atti alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'antico maniero, simbolo della città capoluogo, con architetti ed esperti del settore. Ma andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. We'll be right back.
La Gamma Commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole caldo oggi su Molise e Abruzzo per effetto dell'alta pressione, valori atmosferici compresi tra i 14 gradi la minima a Campobasso e i 25 di Isernia per il Molise e i 12 gradi dell'Aquila fino alla massima di 24 a Pescara per l'Abruzzo. Ventilazione debole settentrionale, calmo il mare Adriatico. Domattina sulle due regioni atteso di nuovo cielo sereno. Temperature stazionarie e una leggera flessione, correnti di direzione variabile. TLT in rete. Vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D Eccellenza e Promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. TLT in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30. La diffusione della cultura del benessere attraverso l'opera dei volontari, questa la collaborazione firmata in Molise dal CONI con il Centro Servizi Volontariato con il fine di diffondere sempre più sul territorio una cultura relativa al corretto stile di vita e alla valorizzazione dei talenti in campo sportivo. La firma è stata apposta da Vincenzo D'Angelo per il CONI e da Gianfranco Massaro per il CSV. Con una rete di Tommasini, l'Alma Fano strappa i 3 punti dal campo di Vasto e si porta in vetta al girone F della Serie D. Ma andiamo a vedere. Tommasini con un colpo di testa nel primo tempo regala 3 punti pesanti ad un cinico Fano che espugna l'Aragona. La Vastese, troppo rinunciataria, non incide ed esce sconfitta dal terreno di gioco. Passiamo alla cronaca nei biancorossi. Mister Ferrazzoli schiera un 3-5-2. Partono dal primo Calie e Altobelli, a differenza di quanto accaduto a Termoli. Negli ospiti Mosconi si affida a un rimaneggiato modulo, sempre un 3-5-2. Fuori tutto l'attacco titolare, visto le assenze di Padovani, ex di giornata, Broso e Drolet. Assente anche il centrocampista Capezzani. Ad avvio gara subito pericolosa la Vastese con una conclusione di Di Nardo al minuto 2 che va alta sopra la traversa al 18esimo. Passa in vantaggio il Fano alla prima occasione. Corner per i Granata, Tommasini svetta e indirizza sul primo palo. Nulla da fare per Del Giudice, 1-0 per gli ospiti. Questo il gol al replay, messa male la difesa aragonese. Al 42esimo ci riprovano i locali con una punizione di Maiorano. Tiro telefonato e tutto facile per Bizzini che blocca in sicurezza. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa Ferrazzoli prova a mischiare le carte, fuori Calì, Altobelli, dentro Ricciardo e Greselin. Al terzo minuto espulso Busetto con un rosso diretto dal direttore di gara Maragone di Udine. Vastese in 10, piove sul bagnato per i biancorossi. Al 12esimo torna la parità numerica, espulso Nappo per fallo su Di Nardo, anche lui rosso diretto. Al 20esimo si rivede il Fano con il neoentrato Malci che centra il palo dopo aver scavalcato Del Giudice. Al 27esimo punizione di Severini dalla distanza che quasi sorprende l'estremo biancorosso che si salva con un colpo di reni. Finalmente arriva una conclusione della Vastese al minuto 41, colpo di testa di Ricciardo, tutto facile per Bizzini che blocca. Al 44esimo ultimo tentativo dei padroni di casa con Greselin che scivola al momento del tiro, tutto facile per Bizzini che fa sua la sfera. E questa l'ultima azione della gara che termina 1-0 per i marchigiani che con questa vittoria salgono a quota 14 in testa al campionato in coabitazione con Pineto e Avezzano. La Vastese mastica amaro e resta ferma a quota 7. A fine gara biancorossi in silenzio stampa. Obiettivo playoff per il Ripa Limosani di Antonio Bentivoglio. Con gli ultimi innesti la squadra può cambiare marcia nel campionato di promozione. Perché il Ripa Limosani è rimasto attardato in classifica nelle prime giornate di campionato?
Allora, secondo me a livello proprio mentale, quanto dai un obiettivo diverso da quello a cui sono abituati i ragazzi, può nascere un po' di paura, un po' di timore, la squadra ne ha risentito, ma questi sono tutti bravi ragazzi che finora non hanno giocato per vincere dei campionati, quindi gli dobbiamo dare un po' di tempo. La responsabilità me la prendo sicuramente sempre io, quindi i ragazzi, ci metto la mano sul fuoco, verranno fuori aiutati da giocatori che abbiamo preso proprio per darci quella mentalità che mancava. Può essere la partita della svolta per il vostro torneo? Ma sicuramente io credo che le partite valgano tutte e tre punti, quindi non è che vinci oggi, magari fai male la prossima con l'Isernia in casa, cioè oggi non ha un valore particolare questa gara. Può avere un valore solamente se si continua a lottare, si continua ad essere umili, non ci si deve sentire mai arrivati. Non è che prendi tre giocatori e la squadra può permettersi di non avere quella fame che ci ha contraddistinto in questi anni, perché noi siamo giocatori che devono avere sempre il piede sull'acceleratore. Appena lo togliamo un pochino siamo una squadra vulnerabile. Però con i rinforzi qual è l'obiettivo che si è dato il Ripa Limosani? Sicuramente fare meglio dello scorso anno, quindi se l'anno scorso abbiamo fatto una semifinale playoff, quest'anno vogliamo arrivare a fare almeno una finale, quindi ma obiettivi, a me non piace mai parlare di obiettivi sinceramente, fare meglio dell'anno scorso è un obiettivo, ma una mentalità vincente, una squadra che sa vincere va costruita passo dopo passo, anche avendo questi momenti di difficoltà. Poi se sei bravo ad uscirne, ne esci fuori più forte, e credo che Ripa Limosani in queste partite in cui ha preso poco, in cui non ha fatto bene anche a livello di prestazione, in cui ha capito come magari affrontare determinate gare, io credo che può venire fuori. Coppa della divisione di calcio a 5, il CUS Molise sfida questa sera i laziali dell'Eco City Genzano nella gara valida per il terzo turno della manifestazione tricolore. Fischio d'inizio alle 21 al Pala Unimol di Viale Manzoni nel capoluogo molisano. La FIGC ha organizzato anche in Molise il Play Days, una giornata dedicata al calcio femminile. L'evento, svolto a Campobasso nella palestra di via San Giovanni, ha visto la partecipazione di circa 100 ragazze delle scuole medie. Le giovanissime si sono cimentate in prove di abilità tecnica e minigiochi del calcio. E con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alla nostra programmazione. Arrivederci.